Con Gazzetta della Spezia ci troviamo al bar San Giorgio, in piazza San Giorgio. Oggi siamo in compagnia di Roberto Bagnato, autore del libro qui davanti esposto Chiusa in gabbia, che a breve verrà presentato. Di cosa parla questo libro? Allora, Chiusa in gabbia è un thriller ambientato a Boston, negli Stati Uniti, ed è la storia di un dottore psicologo, Christopher Miller, che cura la paura con la tecnica dell'ipnosi. La storia inizia un sabato sera quando Sara, una giovane giornalista di Boston, coinvolge l'amica Emily, un avvocato, una ragazza molto seria, a partecipare ad una dimostrazione. Durante la dimostrazione il dottore, quindi lo psicologo, chiede ad una persona del pubblico di partecipare ad una dimostrazione pratica e viene chiamata sul palco Emily. Emily è molto scettica sulla possibilità dell'utilizzo di queste tecniche per curare la paura. Però decide di partecipare a questa dimostrazione per dimostrare all'amica che non tutte le persone possono essere ipnotizzate e che nella maggior parte dei casi sono tutte frottole. La dimostrazione dura pochi minuti, dopodiché le ragazze continuano la loro serata. Nei giorni successivi però una serie di eventi metteranno Emily di fronte alla propria paura e questo porterà il lettore letteralmente a chiudersi all'interno della gabbia per provare quali sono le emozioni, le paure, le sensazioni, ma soprattutto l'ansia che proverà Emily all'interno della gabbia. Ora, senza svelare nulla e null'altro del libro, un'unica cosa che posso dire è che l'emozione è quello che voleva trasferire questo libro. L'emozione, la paura, l'ansia è quello che si trova all'interno delle pagine e soprattutto che il finale non è scontato. Certo, non spoileriamo il finale, sennò poi dopo non perde, diciamo, l'importanza il fatto di acquistare il libro. È tutto frutto della tua immaginazione oppure c'è qualche evento in particolare che ti ha colpito e che ti ha stimolato alla scrittura di questa storia? La storia è tutta frutto della mia immaginazione. I personaggi sono inventati, ovviamente l'ambientazione no, l'ambientazione è reale, quindi Boston, le sue strade, il teatro è tutto reale ovviamente, però tutta la storia e i personaggi sono frutto della mia immaginazione. Chiusa in gabbia nasce più che altro dalla necessità di avere un romanzo di questo tipo, quindi una storia che non seguisse i normali canoni di un libro, ovvero ti racconto che cosa sta succedendo e come inizia, una serie di eventi e poi il classico finale che generalmente si capisce già a metà del romanzo. Chiusa in gabbia invece vuole stravolgere un po' le cose. Ci sono sempre una serie di eventi che succedono all'interno della storia, ci sono tanti colpi di scena, ma soprattutto un finale che sconvolge un po' il lettore, quindi un finale che assolutamente non è scontato, ma un finale che si capisce giusto nelle ultime pagine del libro. Ad Emily, appunto una delle protagoniste del libro, cambia un po' la vita quando si trova di fronte ai suoi problemi, appunto svelati, diciamo, messi a galla dal lavoro dello psicologo. Potrebbe essere un po' una provocazione, diciamo, diretta appunto ai lettori ad affrontare le proprie paure, le proprie ansie? Beh, la paura è semplicemente una gabbia, però dalla quale tutti possono uscire. Ovviamente è importante scegliere il modo per uscire da questa gabbia. Quello che vi posso dire, che è l'unica cosa che vi posso dire, è di non seguire la stessa strada che ha seguito Emily, e chi poi leggerà il libro scoprirà il perché. Cosa direbbe ai lettori e pure al pubblico per venire ad approfondire? Beh, ci sono tanti lettori che generalmente vanno su nomi blasonati, quindi su autori che ovviamente sono già ben conosciuti nell'ambito letterario. Quello che vi posso dire è che in questo caso possiamo trovare una storia efficace, una storia che sicuramente terrà il lettore attaccato alle pagine. Tanti già l'hanno letto e tanti stanno chiedendo anche il secondo, il continuo di questo libro, anche se questo libro ha un inizio e di fatto ha una fine. Non era almeno previsto un seguito. Però quello che vi posso dire è che è sicuramente un libro che vi trasmetterà qualcosa, che vi trasmetterà la paura e l'ansia che prova il protagonista all'interno appunto della gabbia. Bene, nel caso appunto ci sarà un sequel, anche noi di Gazzetta della Spezia saremo qua appunto a cercare di capire che cosa conterrà questo sequel. Grazie mille del tuo tempo e in bocca al lupo sia per la presentazione sia per il futuro del libro, insomma. Crepi il lupo, grazie.